Da 50 anni in equilibrio sul mare. Natale era solo un bambino quando ha iniziato a sorvolare le onde e a mettere in funzione una macchina da pesca molto particolare, il trabucco. Natale è uno degli ultimi mastri trabuccolanti di Vieste, in Puglia, ed è uno dei pochi a conoscerne i segreti. Un trabucco si costruisce con insieme di quattro persone, col materiale di abete o castagne e con le tavole di pino. Quanto tempo ci vuole? Ci vogliono circa 60 giorni se i tempi permettano. I trabuchi sono simboli di una tradizione ingegneristica nata agli inizi del Novecento, fatta di legni, cavi e perni, sopravvissuti alle scorribande dei turchi e a onde incarognite dal vento, simboli diventati ricordi. Io da bambino mio padre mi portava sul trabucco, quando pescavano di notte e di giorno, con la mano mi portava a salire su questo ponte che trimbileggiava un pochettino. Anna è l'unica donna trabucolante, passione ereditata dal papà. Io ho voluto riprendere un suo sogno perché ultimamente non era riuscito a ricostruire il trabucco così come lui avrebbe voluto. Il futuro dei trabucchi dipende da mani giovani come quelle di Matteo. Essendo amante del mare, soprattutto della pesca, mi sono incimentato in questa nuova modalità di pesca molto interessante. Nasce così l'Accademia dei Mastri Trabuccolanti. La necessità che noi abbiamo oggi è quella di formare delle nuove leve che sappiano pescare e costruire queste meravigliose macchine da pesca.